Ciao a tutti ragazzi, qui Normal Icon 6. Siamo oggi qui su un gioco veramente da mettersi le mani nei capelli. Si chiama Capture the Monster. Viene un euro sullo store di Steam. E tutto ciò che ci viene spiegato sulla pagina del negozio, perché sul gioco non ci sono istruzioni, è di premere left click per draw a line, ok, per disegnare una linea per catturare questi mostri. Perdiamo se finiamo il tempo, finiamo le linee o ci sono 5 mostri nella mappa, ok, in questo quadratino di merda. La musica bisogna abbassarla dal mixer perché sennò è altissima, ok, io l'ho già abbassata. Non c'è un menu, quindi allora noi dovremmo fare una roba simile. Però le linee, vedi che vanno via. Cioè non capisco. Guarda che roba, vanno via, eh. You don't have more lines, che cazzo devo fare? Ah, ho capito, devo immobilizzarli. Ma vaffanculo. Vabbè, un euro di sicuro non lo merita. Cazzo, ho buttato un po' di linee. Fermati tu. Ok, uno immobilizzato, dammi altre linee per piacere, grazie. Questo qua si sta muovendo in modo imprevedibile. Cazzo, devo chiuderlo in un angolo però. Ok, vai, uno è passato, dammi altre linee per piacere, vai. Adesso tocca a questo. Cazzo, questo non l'ho immobilizzato. Ok, immobilizzato, vai, vai, ottimo. Vai, è immobilizzato anche questo. Signore e signori, i giochi del 2018, eh. Dai, scendi da qualche parte tu. Cazzo, non ho più linee. Quindi questo è il gioco, ok? È la base del gioco questo. Guarda che maledetto. Vabbè, io veramente non lo so che cazzo dire, cioè perché ci siano su Steam ste robe. Ma scusa, Guarda che merda. Dai, fermati da qualche parte adesso, brutto stronzo. Ok. Buona, uno è andato. Ma guarda che merda! Vai! Ah! Non c'ho più linee! Merda! Cioè, ma seriamente, se non li provo io sti giochi, chi cazzo li prova? Dunque, questo appunto è il gioco in breve. Cioè, in breve. Alla fine è quello che è il gioco, ok? Non so quante linee ci siano qua. È quello che è il gioco, ok? Questo pagate un euro per sta roba. Manco i Browser Flash Games. Ok, vai. Quindi, questo era Capture the Monster. L'ho avuto gratis, stranamente. E quindi si merita solo una recensione negativa. Ora che sapete che gioco è, sta a voi scegliere se acquistarlo o meno. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.